Se moglie in barra c'è un'altra comune d'Ulmetto, in due c'è un progetto municipale, andiamo a parlare con il mare Giuseppe Armozziconacci, ci ha già spiegato volentà di rifare un parco qui in barra, c'è in giro ai bagni, in due c'è un tennis, un ristorante per giochi per i cittadini, ci sono i bagni che sono in traccia di arrivati, che dovranno essere parte da qui a 5 mesi, e poi c'è anche un progetto per arrivare sotto il Maio, che si vede direttamente. Ciò che abbiamo voluto fare è di arrivare ai bagni e in uno stesso tempo arrivare sul parco per i cittadini, per chi desidera un luogo dato a tutto il mondo, all'annata. Abbiamo arrivato al ristorante che era qui accanto ai bagni, l'abbiamo sortito, l'abbiamo fatto l'entrata del campo, oggi è aperto, dopo un anno. E siamo arrivati ai parking, siamo arrivati ai terreni di tennis, ce ne sono due. Penso che di stare primo per l'Ulmigiani, ben sicuro, ma per tutto l'Alinco e a Olintà è di questo luogo, un luogo di vita all'annata, un comando tutto l'annata, si vede, anzi, sono i cittadini, siamo giù, non siamo manco né sabato né domenica, c'è un mondo, tutto il mondo ne approfitta e io sono contento di avere questa affare, di già, ma cominciamo appena. Sono i bagni, è qui che l'acqua solforosa esce da terra a 51 gradi, e in chiesa Vertù, che tutto il mondo conosce, dopo l'epoca romana. E siamo arrivati a tutto lo stabilimento, che era in uno stato complicato, e per questo che abbiamo perduto un po' di tempo, un anno e mezzo di ritardo in tanti lavori, ma da qui a 4-5 mesi andrà a riapre come erano a parte a Nantes, in cui 7-8 impieghi all'annata, e la gente viene qui per passare tempo di benestar, per soignarsi di noi. Fuori di Iwani, il cuore del progetto. I poteri pubblici ulmigiani hanno per scopo di valorizzare l'hotel di Giacomoni, costruito al XIX secolo e lasciato all'abbandono da poi parecchie decine d'anni. Il progetto che è stato ritenuto per tutta France e che è stato validato anche per l'ATC è di fare una clinica di benestar, di far trovare tutti i professionali della salute du Antonio, du Alinco, dietetiziene, naturopate, psicologhe, voilà, tutti i mestieri qui che si adunisciano per lavorare insieme all'annata. Ci sarà di noi sali per fare i seminari, sempre in alta salute, per lavorare con i socioprofessionali di l'hotelleria, della ristorazione, di regione, per fare che stagioni siano un po' più lunghe. Unisciamo il prezzo, in cui a poco prezzo, 5 milioni d'euro, potremmo fare qualcosa di bene, in cui sport, in cui tutto l'equipamento che c'è. A Miriam Dumet può di noi mettere 30-40% della somma, perché la salute finanziaria del comune è sana. E lo Stato, in cui privati si sono dispiazzati e sono pronti a accompagnarci 3 anni con una sovvenzione di 40%. Abbiamo provato ieri a ZTC per compiere il finanziamento e ci siamo dato l'annata 2025 per compiere e per lanciare il progetto, ma abbiamo avanzato quantunque.